e sul viaggio della palla va a contrastare Balog. Balog era pronto per calciare al volo, però si è visto il difensore pronto a contendergliela. Pronto a entrare Panagiotis Taxidis del Genoa per questo finale di partita, credo al posto di Rigoni, o magari in una standing ovation a Perotti, vediamo. Backside Germania, Ansaldi, cross in area, si gira al volo Pavoletti e segna un gol clamoroso, quello del 4-0 a 2 dalla fine, è in uno stato di forma incredibile Leonardo Pavoletti, poker del Genoa, gol da copertina. No, prima volevo dirti, il problema dei tre marcatori, che quando gioca Perotti, per quanto mi riguarda il migliore in campo è sempre Perotti, però davanti a questo gol, tanto di cappello, ci si alzi in piedi, la palma del migliore in campo non è più in discussione e soprattutto questo gol va a coronamento di un momento magico per un giocatore che giustamente, secondo me, presenta la candidatura anche alla nazionale di Conte. E vedi un po', se continua a segnare così, c'ha più gol che presenze tra un po' di serie A. Terzo assist di Ansaldi, ma qui l'assist conta poco, conta la meraviglia di Pavoletti che batte Sorrentino segnando un gol da pazzi, 4-0 Riccardo Re. Ho usato esattamente la stessa tua parola, Roberto Murgita.